Gentili telespettatori, buonasera e come recita il nostro adagio, non è venerdì se non c'è Polifemo. Una trasmissione in trasferta, siamo ospiti della Confcommercio di Taranto e ringraziamo pertanto la Confcommercio per averci messo a disposizione i suoi locali per fare una trasmissione davvero ricca. Parleremo di commercio e cercheremo di comprendere le problematiche del commercio ionico attraverso la viva voce di quelli che sono i protagonisti, gli attori di questo settore, i commercianti appunto, ma c'è anche la politica, l'amministrazione comunale che dovrà dare ovviamente delle risposte. Una trasmissione di denunce e di proposte, una trasmissione dove deve essere analizzata, dove devono essere analizzati a 360 gradi i vari problemi che affliggono il commercio ionico, ma anche lanciare degli input, lanciare delle proposte. E allora andiamo subito a salutare gli ospiti, a partire dal nostro politico, il consigliere comunale Mimmo Cotugno, e qui ospite perché appunto presidente della commissione consiliare attività produttive appunto del municipio tarantino. E invece abbiamo alla mia destra Alberto Mosca. Buonasera Mosca, grazie per aver accettato il nostro invito, vicepresidente di Confcommercio con delega al commercio. E sempre alla mia destra Floriana De Gennaro, presidente della delegazione appunto di Confcommercio del Borgo. Alla mia sinistra Giuseppe Spadafino, presidente della delegazione di Confcommercio Italia Montegranaro, e Dulcis in fondo Vito Allegretti, presidente della delegazione Confcommercio dei Tamburi. Buonasera Allegretti. E allora partiamo da Alberto Mosca. Alberto Mosca, tanti lamenti, tanti gridi di dolore che provengono dal settore commercio, ovviamente delle risposte agognate, chieste appunto più volte all'amministrazione comunale. Evidenziamo le priorità, cioè quelle situazioni emergenziali rispetto alle quali voi avete chiesto, non dico una soluzione, ma almeno, come dire, di affrontare di petto il problema. Il momento che sta vivendo il commercio in questo momento sulla città di Taranto è un momento non solo legato per una crisi storica a livello internazionale, ma anche perché la conduzione politica non sempre coerente, non sempre che riesce a dare delle risposte certe al commercio, ci mette in condizioni di guardare differenze anche della provincia sui costi di gestione, dicevamo prima, e quelle che possono essere anche dei tavoli che tu cerchi di portare avanti in discussioni costruttive, ma che a volte non si riescono a chiudere. Queste problematiche si stanno ripetendo puntualmente perché noi abbiamo già trattato problematiche del parcheggio, problematiche dei costi che possono essere per la raccolta differenziata e mano a mano una serie di altri elementi importanti dove con l'attività produttiva avevamo tracciato un piccolo percorso che è venuto a mancare proprio per la linearità della discussione. Dicevamo, mi pare di capire che la instabilità politica dell'amministrazione comunale di Taranto certamente non rende, diciamo, il dialogo omogeneo e perfettamente compiuto. Come dire, molte volte si procede, per così dire, per stop and go, e quindi chiaramente un po' sembra la tela di Penelope, no? Quello che viene fatto oggi di notte viene completamente sfilacciato e ricominciamo appunto da capo. Senz'altro, come dicevo prima, noi quando tu inizi un discorso con una persona e poi questa persona gli togli quelli che possono essere determinate autorità e non hai la continuità, devi ricominciare da capo in maniera
piuttosto, come dire, anche pesante, perché devi fare degli interventi per far capire l'importanza di quello che può essere il parcheggio, di quello che potrebbe essere il cordolo della discordia, eventuale cordolo. Cioè, io dico sempre che se si fa un tavolo dove sul tavolo tu riesci a mettere insieme quello che potrebbe essere l'autorità, quello che potrebbe essere il commercio, anche qualche altro soggetto che può avere però i requisiti per parlare di quell'argomento, si tira sempre qualcosa di positivo. Okay. Altrimenti uno va per conto proprio e ognuno porta acqua al proprio mulino, senza considerare quelle che sono effettivamente le necessità per non solo il commercio, ma anche per il territorio. Okay. E allora, Mimmo Cotugno, consigliere comunale di Taranto, indipendente, presidente della commissione attività consiliare, attività produttive. Il comune, tra virgolette, è stato chiamato in causa, nel senso che questa situazione di insomma, un'amministrazione un po' litigiosa, un po' traballante, che non ha i numeri, poi ovviamente non riesce a dare risposte. Lei ovviamente cercherà di giustificare l'attività del comune. In che cosa voi credete di aver soddisfatto le richieste legittime degli operatori commerciali? No, io partirei soltanto con un appunto. Non è gli uomini che fanno l'amministrazione, ma è un'amministrazione che fa gli uomini. E quindi sulle linearità di contatti non ho capito bene. Non cambiano. Allora, al mio paese sono gli uomini che fanno l'amministrazione. Il vicepresidente ha detto: ci siamo trovati con interlocutori diversi. Le linee guida restano le stesse secondo gli interlocutori. Ah, ecco, le dice, l'indirizzo è quello. L'indirizzo è quello. Poi mi soffermerei, perché dal 2012 in poi penso che Taranto, ora, a prescindere dai problemi specifici giusti ai quali si prova a porre rimedio, ma dal 2012 in poi Taranto è caduto in una profonda crisi, che non è una crisi del commercio, ma è una crisi di una città. E oso dire del sistema Taranto, diciamo. Del sistema a tutti gli effetti, e non vedo neanche tanta diversità fra la città di Taranto e la provincia o addirittura i comuni satelliti che alla fine sono Taranto. Perché? Perché sta venendo meno il presupposto principale per cui ci sia lavoro per il commercio, lavoro per tutti, manca il lavoro. Taranto è caduta in una profonda crisi anche per scelte che ritengo il dover dire no a tutto senza pensare a quali possono essere le alternative, le necessità di una città. Certo, Cotugno, però il ruolo fondamentale strategico di un'amministrazione comunale è anche quello di rendere appetibile, attrattivo il territorio, cioè creare quei presupposti perché il commercio, pur in una situazione difficilissima, possa ricevere degli assist, degli input, ma nel momento in cui per fare tutto questo, non si fa nulla per eliminare la desertificazione, è ovvio che poi le saracinesche chiudono. Abate, e cari cittadini di Taranto, occorre anche la moneta. E la moneta, anche le idee. Tutti i tagli, le idee ci sono, perché i primi a recepire le idee di tutti è proprio un'amministrazione che prova a frapporsi fra una crisi economica nazionale raddoppiata come crisi di territorio. Allora, le idee ci sono, le possibilità di sviluppo potrebbero esserci, ma in mezzo serve l'euro e tanti euro per programmare una città del futuro che resti una città da almeno da 200.000 abitanti. Cotugno, perché poi il rischio è questo. Riprenderemo il discorso. Mi viene così, come un input, mi viene un'idea, un'immagine, non un'idea. Ma come si può, per esempio, d'estate dire rendiamo appetibile questa città e quindi favoriamo le attività commerciali se, per esempio, i bagni pubblici alle 9 o anche prima chiudono? Tanto per dirne una. Quando, diciamo, d'estate in genere si esce nelle ore serali, per esempio. Sì. Piccole cose, vede Cotugno, non grandi cose, fesserie, rispetto alle quali la soluzione è semplice, no?
quella di mantenere il bagno pubblico, ma non abbiamo per dirne un problema una. Di crisi, no, per dirne perché una. A questo punto dovrei no, dire per dirne che una. Le nostre attività, ecco, anche col bagno, no, scusa, è una battuta, no, anche col bagno da no, utilizzare per dire, possono no, essere per dire, no, per quindi, dire, non mi spiego, cioè, no, lasciamo stare per dire, bagno per dire no, è una provocazione, la diventa, mia, per dire quelle piccole cose, ma, che possono aiutare. Guardate, le piccole cose che possono aiutare, le fesserie risolvibili, quest'anno è stata per la prima volta provata la cosa, ad esempio d'estate un'apertura ritardata da parte dei commercianti. E mettere due orchestrine sul lungomare? Mettere due orchestrine sul lungomare. A costo zero, perché poi ci sono tanti complessi locali che animerebbero, come in tutte le città italiane. Ragazzi che lo farebbero a titolo gratuito. Il costo zero non esiste da nessuna parte. No, il volontario che dice do questa prestazione a titolo gratuito. Il costo zero è loro soprattutto che si prodigano con le loro iniziative via Liguria, Cesare Battisti, loro possono dire che il costo zero, per quanto volontariato ci possa essere, non esiste da nessuna parte. Le trovo io l'anno prossimo? Lei prova a costo portarle, zero. Però me li porti complete di service, complete di palchi, complete di tutto quello che richiede. Però, mi scusi, non parliamo mi scusi. Più di costo se zero. Se io sento, no, mi perdono. Non parliamo se, più però, di costo zero. Cotugno, mi consente una cosa. Fare l'amministratore è semplice. No, no, fuori. Però io, no, allora bisogna facciamo, fare i conti con la allora, moneta. Le faccio faccio questo discorso, se io cover XY intendo fornire gratuitamente la mia performance canora, beh, non potete chiedere che oltre a darvi la prestazione gratis mi devo andare a caricare pure i costi del service. Beh, lì ci deve provvedere un'amministrazione. Quindi, altrimenti è una di non costo non so, zero. È una città acefala quanto all'amministrazione. Di non costo zero. Che deve essere riportato per almeno un intero periodo estivo, oltre alle iniziative. Se non si fa questo, poi il turista, tolto il museo e tolto il castello, che deve fare? Ma guardate, allora, noi dovremmo iniziare a ragionare di un turismo che deve essere più stanziale, quindi noi dovremmo dare la possibilità ai turisti di bloccarsi a Taranto. Noi abbiamo un turismo con due mordi e fuggi e poi per il serale ritengo, almeno da quello che vedo, perché frequentando per esempio in questo ormai da 3 anni giornalmente la città vecchia, vedo la città vecchia ad esempio che di mattina vedo muoversi tanti grazie turisti. All'università anche no lasciamo stare è molto, il discorso ha fatto molto perché quello ha fatto tantissimo tanto, ma vedere le file di turisti che arrivano a Taranto da tutte le parti d'Europa è positivo, okay. Ma non li ritrovo di sera perché evidentemente non abbiamo le capacità ricettive per bloccarli, okay. Sul territorio riprenderemo anche dopo perché riprenderemo anche dopo perché poi quelle iniziative che sì però poi ci per quando penso un nostro turismo però quando penso al borgo negli ultimi anni no fammi finire ti prego. No ma perché ci sono poi gli altri in amici città che devono... adesso si è riversato da 4-5 anni a questa parte il cittadino di Taranto che la sera sceglie, ma non perché è una scelta voluta, ma è una economicamente imposta di non raggiungere più la Litorania. Ok. Soprattutto la Litorania zona orientale. Ok. Okay. E allora Floriana De Gennaro, presidente della delegazione Confcommercio del Borgo. Un borgo che chiaramente dovrebbe essere il fiore all'occhiello della città. È il Borgo Umbertino che però soffre terribilmente. Vediamo attività commerciali, negozi anche storici che chiudono tristemente le saracinesche e quelle saracinesche passano gli anni, diventano no? quegli stabili, diventano dei ruderi veri e propri. Si parlava con Cotugno, beh io faccio un paragone con Martina Franca, non mi spingo neanche a Lecce o non mi spingo neanche oltre Otranto, Gallipoli e quant'altro, e Ostuni. Insomma, il borgo soffre.
Le risposte, guardi, evidentemente non sono dell'amministrazione, non sono incisive. Cioè, guardi, facciamo un paragone tra il borgo antico di Taranto, Taranto Vecchia per capirci, alle 11 mezzanotte a Taranto, e spostiamoci a Martina, spostiamoci a Lecce, il giorno e la notte. Dottor Abate, mi permetta però soltanto di fare una piccola premessa riguardo a quello che diceva prima il dottor Cotugno. Qui stasera stiamo, credo di poter parlare di commercio. Gli spettacolini a cui lei faceva riferimento, se vengono presi a se stessi, quindi lo spettacolino che deve animare il lungomare piuttosto che la via, ci sta. Ma abbiamo dimostrato, grazie al nostro saper fare, noi tutti in Confcommercio, che abbiamo prodotto eventi, abbiamo ragionato con l'amministrazione, ci siamo resi conto che l'evento che noi credevamo potesse, diciamo, attrarre per permettere nuovi acquisti, quindi portare la gente del borgo e poter avere degli ingressi nei nostri fattivi, nelle nostre attività, abbiamo dimostrato che purtroppo questo non avviene, complice la crisi. Quindi se dobbiamo parlare di spettacolini o attrazioni, per quanto riguarda il turismo, rianimare, ecco, però per quanto riguarda proprio la finalità commerciale, noi abbiamo dimostrato che questo nelle casse dei commercianti non porta nulla. Un ultimo riferimento volevo fare a quello che voi avete detto prima. Vero, ci sono i complessini che potrebbero venire a suonare anche a costo zero, però è stato dimostrato anche quest'anno, per il secondo anno di seguito, per quello che è accaduto nella rotonda di Taranto, che il Comune di Taranto ha fatto, ha dato come salotto la rotonda del lungomare all'Associazione dei panificatori, i pizzaioli per intenderci, che in sostanza, pur avendo avuto un evento a costo zero, comunque ha portato un danno alle nostre attività commerciali, quindi ai nostri panificatori, le pizzerie e i ristoranti. Quindi a volte anche l'evento a costo zero a noi, alle nostre attività commerciali, procura un danno. Quindi va studiato teoricamente l'evento, al di là del costo o non costo, comunque che possa attrarre persone sul nostro territorio e che possiamo avere dei vantaggi a livello commerciale. Ecco, parliamo del borgo, perché il fiore all'occhiello, il quartiere principe di Taranto, che paradossalmente dovrebbe soffrire di meno, invece soffre tanto quanto gli altri quartieri. Il borgo ha dei problemi che si porta avanti da anni, purtroppo abbiamo avuto un calo demografico negli ultimi anni per la periferizzazione le opere di periferizzazione che ha attuato la nostra amministrazione comunale, per cui sono stati costruiti nuovi centri in periferia, parliamo di Lama, Talsano, per cui c'è stato uno svuotamento del borgo e in sostanza c'è stato un innalzamento dell'età media degli abitanti del borgo, per cui abbiamo un'età media di 60 anni. Questo, e quindi lo svuotamento del borgo, immobili abbandonati, il degrado, interi isolati marginalizzati e quindi con vuoti commerciali, noi abbiamo fatto... Penso a Via Principe Amedeo, mi viene veramente non una solo, tristezza. Guardi nel perdine, cuore, Via Pupino, Via Clavio, Via Anfiteatro, noi abbiamo fatto degli studi, abbiamo contato i vuoti commerciali, sono nell'ambito, proprio nel borgo, proprio nel cuore di Taranto, abbiamo 164 vuoti commerciali. Abbiamo interloquito con il nostro assessore di riferimento portando i dati che noi abbiamo raccolto, quindi con le vetrine chiuse e spente, abbiamo portato della progettualità al Comune di Taranto. E la risposta? La risposta è il solito lassismo del ci vediamo fra una settimana, ci vediamo fra 15 giorni e non portiamo. Allora, noi facciamo del lavoro, facciamo delle proposte, abbiamo pensato a come illuminare, a come valorizzare anche i vuoti commerciali, piuotto non abbiamo fatto un copia e incolla, non ci siamo inventati nulla, abbiamo soltanto cercato di portare il nostro valore aggiunto di imprenditori, di commercianti all'amministrazione comunale, abbiamo richiesto più volte un tavolo permanente per poter colloquiare, per portare il nostro saper fare, che è minimo, non sto dicendo che siamo ultra capaci, però vedo che si perde poi tempo. Poi vedremo, poi faremo. E non è la moneta, queste cose si possono fare anche con pochi soldi, quindi voglio dire valorizzare anche i vuoti commerciali all'interno del borgo, detassare, incentivare delle nuove aperture, incentivare i nuovi gruppi commerciali anche nazionali a poter investire nelle nostre attività, spingere i proprietari degli immobili ad abbassare i fitti con un sistema di detassazione piuttosto che di tassazione a chi ha gli immobili sfitti da più tempo. Gli interventi sono tanti.
infatti Confcommercio ha questo grande vantaggio di avere questa grande potenzialità, perché la nostra famiglia ha imprenditori di grosso calibro, però purtroppo certe volte rimaniamo inascoltati o i nostri progetti si perdono nelle stanze dell'amministrazione comunale. Tutto qua. Giuseppe Spadafino, presidente della delegazione di Confcommercio per l'area di Italia Montegranaro. Molto importante per per il commercio e anche e soprattutto la vivibilità urbana. Quando parlo di vivibilità urbana non intendo, e intendo certamente strade, marciapiedi e tutto, ma ci sono problemi più ampi. C'è la problematica dei parcheggi, ora sta sorgendo quella dei cordoli, il rapporto con la polizia municipale, perché certamente è giusto che le regole vengano rispettate, che il codice della strada venga rispettato, però chiaramente bisogna anche essere, come dire, elastici, perché i commercianti devono anche essere messi nelle condizioni di far sì che i cittadini, i fruitori del servizio, possano avvicinarsi alle stesse attività. Sì, quello che dice è vero. Io ritengo che i nostri... Via Liguria forse è, come dire, l'ombelico del mondo, mi passi, perché è una strada bellissima, però c'è il traffico, ci sono tante situazioni intricate. Ci sono delle peculiarità e ci sono, come in tutte le aree commerciali vissute, delle negatività. È chiaro che lì dove c'è passeggio, lì dove ci sono, c'è commercio, lì dove c'è, diciamo, anche... ci sono una serie di attraversamenti e c'è traffico veicolare, è chiaro che si generano una serie di problematiche che vanno affrontate e insieme all'amministrazione vanno probabilmente anche risolte. Voglio partire dal fatto che qui c'è da dire una cosa: fare attività commerciale oggi, soprattutto a Taranto, è da eroi. È da eroi perché ritengo che tutto quello che noi proviamo quotidianamente a fare, andando a trovare delle soluzioni chiaramente opportunistiche per il commercio, qui lo dico perché nella nostra interlocuzione noi abbiamo il dovere di difendere le posizioni legate al commercio, però sta accadendo un fatto strano: le nostre delegazioni stanno diventando, e qui comunico all'amministrazione di dare un valore a questa cosa, perché noi siamo comunque sempre propositivi e comunque proviamo a dare delle soluzioni. Stiamo diventando riferimento da quando mancano le circoscrizioni per gli stessi cittadini. I cittadini si rivolgono ai commercianti per provare a risolvere insieme problematiche che chiaramente i quartieri vivono. Ognuno di noi, noi siamo, diciamo, in concorrenza, nonostante viviamo tutti sotto la stessa famiglia, perché ognuno di noi vuole salvaguardarsi il proprio quartiere, perché abbiamo capito che non è che stando dentro le nostre attività noi diamo valore alle attività, ma dobbiamo uscire e provare a dare valore alla gradevolezza. E con i vigili come va? Diciamo che con i vigili, anche se nell'ultimo momento abbiamo visto, diciamo, una certa... Ora c'è anche il sistema, non so se penso, Cotugno, che dovrebbe essere attuato in tempi medio-brevi, di fotografie che vengono scattate alle macchine in doppia fila. Sì, ma io ritengo che lì dove... E diventa un po' forse uno stato anche, di polizia. O anche in tripla fila. Io ritengo che lì, certo, dove ci debba essere... Inviterei qualcuno a farsi un giro su Cesare Battisti. Però io voglio provare a dire una cosa, ad esempio, consigliere Cotugno. Noi dobbiamo provare insieme a dare ordine a questa città. E se con spirito critico io devo criticare alcuni commercianti che mettono la macchina in doppia fila, lo dobbiamo fare serenamente, perché insieme dobbiamo provare a dare ordine alla città, voglio dire, non c'è una contrapposizione, non ci vuole essere una contrapposizione con l'amministrazione che ci porti a un muro contro un muro, si vuole provare a dialogare con l'amministrazione, però mi deve consentire, ogni qualvolta, e qui lo dico perché vabbè, è chiaro che i temi sono tanti, le problematiche sono così elevate che ci bisognerebbe stare, come siccome noi facciamo, sul pezzo ogni giorno, ma ogni qualvolta si aprono dei tavoli o si prova ad avere un'interlocuzione c'è un blackout che purtroppo ci fa ritornare indietro e quindi sembra non ci dà la possibilità, sì, sembra quasi così come diceva il Presidente Mosca, che non si possa avviare. Poi c'è un altro problema, i tempi. Se i tempi della politica sono dei tempi biblici,
perché probabilmente non ci sono delle scadenze. Per il commerciante a fine mese ci sono delle scadenze e quelle scadenze purtroppo, se noi non le rispettiamo, chiudiamo le stesse scadenze, pretendiamo o proviamo a pretendere con l'amministrazione perché ci siano dei tempi alle quali bisogna che ci siano delle scadenze. Detto questo, la nostra volontà è quella di interloquire con dei referenti che però ci vengono a mancare, ma ci vengono a mancare per questioni politiche. Ora, ribadisco, il nostro concetto quello deve essere quello della collaborazione, su quelle che sono tutte le tematiche, però sembra quasi molte volte che parlando con l'assessore al ramo dica ma è colpa dei vigili, parlo con l'assessore al ramo è colpa dell'AMIU. Io vedo tutto il pezzo come quello dell'amministrazione, quindi io pretendo con il mio interlocutore che lui mi dia risposte in quanto amministrazione. Anche perché se io evidenzio il problema dell'AMIU, non parliamo dei conti dell'AMIU, parliamo proprio della vivibilità, della funzione, della vivibilità che è la nostra funzione di delegazione, o parliamo dei vigili o parliamo della viabilità, io parlo dell'amministrazione. Quando io ho il mio interlocutore davanti, io lo guardo come amministrazione. Anche perché l'AMIU è un braccio operativo dell'amministrazione. E poi voglio provare a sensibilizzare chi di dovere in quello che... Cioè, io dico che questo turnover non fa bene a nessuno. Cioè, noi abbiamo bisogno turnover di referenti. Della giunta della squadra assessorile. Abbiamo bisogno di referenti con i quali dobbiamo interloquire e ai quali dobbiamo dare delle scadenze. Ok. E allora Vito Allegretti, presidente della delegazione di Confcommercio dei Tamburi. Abbiamo parlato del centro, parliamo dei Tamburi, un'area periferica, un'area difficile di per sé. Come si vive il commercio, che sofferenze patisce? Deve avvicinare il microfono, Allegretti. Sì. Come giustamente di più. È stato analizzato dai signori qui presenti, ancora più vicino. Benissimo, così. Benissimo, allora mi metto in posizione. Se lo afferra più in alto è più comodo. Perfetto. Suggerisce sì, la possibilità. Dobbiamo farle un corso accelerato. Benissimo. Come stavo dicendo. La inviteremo più volte così lei farà pratica. Bontà sua. Non sarà un mio, come dire, una mia professione la televisione, okay. Quindi, però imparare è sempre utile e ci si arricchisce. Come giustamente ha analizzato la maggior parte della gente che è intervenuta, il presidente Mosca, ai vari presidenti, eccetera, concordo in appieno nelle analisi. Io sono sui Tamburi, un quartiere che, come già qui nell'immaginario collettivo, è stato citato il Borgo, è stato citato Cesare Battisti, non è stato citato i Tamburi. I Tamburi vive una dimensione totalmente negativa, sia dal punto di vista commerciale, sia dal punto di vista proprio di presenza dell'amministrazione sotto tutti i punti di vista. Siamo abbandonati da sempre, chiaramente, da tutto e da tutti. Questo merito... Non bastava l'ILVA. No, lì c'è stato il valore aggiunto in negativo, chiaramente mi permetto di fare una battuta anche se non è il caso, perché viviamo un dramma sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista anche di quello che è vivere sui Tamburi con le problematiche ambientali eccetera, che sono alla conoscenza un po' di tutti, visto che la politica, i mass media e chi di dovere è venuta a intervenire creando più negatività che non positività, perché nell'immaginario collettivo oggi venire sui Tamburi, noi abbiamo delle attività, io ho parlato con diversa gente, sia clientela anche che viene dal centro e che fa percorsi dei paesi eccetera, si fermava fino a qualche anno fa chiaramente ad acquistare a commercio, servizi eccetera. Oggi c'è timore, paura, le polveri, addirittura molta gente ti telefona che se c'è vento sui Tamburi, se alza polvere non viene. Dimmi. Perché sì, ma ha giusta ragione, per carità, si metta nei panni. Adesso un attimo
di certo. Chi deve venire e di chi commercia o di chi ha impresa. Però puntualizzo anche che questo non è un discorso soltanto e solamente di commercio, è anche di chi ci vive. Suggerivo a più di qualche persona, perché abbiamo più interlocuzione grazie a Confcommercio, che anche il valore aggiunto di una persona che non ha attività sui tamburi e c'ha l'appartamentino, che se ieri valeva 100.000 euro, oggi se ha la fortuna, a patto e condizione abbia la fortuna di poterlo vendere, vale meno della metà. Si è deprezzato. Quindi questo è il quadro un attimo generale. Bene, ora la prima fascia pubblicitaria, al rientro riprenderemo il nostro giro e parleremo anche del ruolo di Confcommercio, che in tanti casi, per fortuna della città di Taranto, ha rappresentato un argine rispetto a provvedimenti che sarebbero stati davvero devastanti. Penso per esempio alla TAR. Pubblicità. Questo programma è offerto da Atelier Lucia, di Lucia Obretenova. Cura dei particolari, perfezione e servizio impeccabile. Il prodotto per eccellenza è l'abito da sposa. Il sogno di ogni donna si realizza indossando un abito della linea LB Sartoria o Venus. Abiti preziosi ed eleganti, in grado di donare alla donna un fascino naturale ed ammaliante, avvolgendolo di tessuti classici. Sete, chiffon, pizzi, ricami sono fatti interamente a mano. Atelier Lucia, di Lucia Obretenova, via Emilia 28 D a Taranto. Non rimanere chiuso nel tuo opificio. Esci, Assomarmo ti aspetta. Assomarmo, la prima associazione delle lavorazioni artigianali del marmo, via Regina Elena 20 a Taranto. Credi nel rispetto della persona, nell'integrazione sociale, nella valorizzazione delle risorse personali? La cooperativa PAM da anni promuove questi valori nelle diverse strutture dedicate ai minori, agli anziani e ai disabili. Ultimo nato Chicco di Grano 3, centro diurno socio-educativo e riabilitativo per persone con disabilità. Da noi puoi trovare professionalità ed accoglienza, servizi improntati all'autonomia, sport e tempo libero, partecipazione attiva alle iniziative territoriali, laboratori espressivi e tanto altro. Cooperativa PAM, dove i limiti diventano opportunità. Cooperativa PAM Service, via Minniti 150, Taranto. Scegli oggi il tuo futuro. I Viennesi Group è la scuola ok per i parrucchieri di domani. Scuola parrucchieri, i Viennesi Group. Corsi di formazione professionale per acconciatori, riconosciuti dalla provincia di Taranto e con validità europea. Se la tua voglia di avere successo è tanta, contatta subito i Viennesi Group, la scuola per acconciatori con grandi aspettative. Ci trovi a Taranto in via Plinio 121 e via Dalmazia 91. Telefono 320 81 38 169. www.iviennesigroup.com. Art Deco, architettura, design e consulenza dal 2007 al vostro servizio. Esperti nell'ambito delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e del risparmio, eseguiamo ristrutturazioni finalizzate all'alto contenimento energetico. La nostra mission, il tuo risparmio. Chiedi un sopralluogo gratuito al 393 9702 358 e un nostro incaricato valuterà direttamente a casa tua la soluzione migliore per te. Le bontà di Barbara Salis, via Oberdan 9, Taranto. Prodotti tipici della Valle d'Itria. Latticini freschi, formaggi di mucca, pecora e capra, latte fresco, salumi, pasta fresca e secca, pane casereccio, farine, biscotti, taralli, riselle, oli locali, conserve sott'olio, confetture, miele, legumi, frutta fresca, vini, caffè, pasticceria artigianale, gelati. Le Bontà è aperto tutti i giorni della settimana, dalle ore 8 alle 14 e dalle ore 17 alle 20:30, compresi giovedì pomeriggio e domenica mattina. Riposo settimanale domenica pomeriggio. Le Bontà, qualità e convenienza. Via Oberdan 9 a Taranto.
Agenzia Case e Interni, progetti immobiliari, via Oberdan 31A, Taranto. Servizi, compravendite e locazioni immobiliari, gestione patrimoni immobiliari, progettazione di interni, stime immobiliari gratuite, amministrazioni condominiali, preparazione e registrazione contratti di locazione, certificazioni energetiche. Operazione Caldaia Sicura Confartigianato Taranto. Garanzia della sicurezza del tuo impianto, controlli approfonditi, tutela dell'ambiente, prezzi contenuti, risparmio sulla bolletta. E quanto ti assicurano i manutentori affiliati alla Confartigianato di Taranto, che ti rilasciano dopo le verifiche effettuate il bollino verde. Per la manutenzione obbligatoria annuale della tua caldaia vai sul sito www.confartigianatoimpianti.it e verifica le imprese aderenti. Controlla che il tuo manutentore aderisca alla campagna Caldaia Sicura e disponga del tesserino di riconoscimento. Hotel Europa. Situato a Taranto, sulla striscia di terra che collega il Mar Grande al Mar Piccolo, all'incrocio tra Via Roma e Corso Due Mari, l'Hotel Europa 4 Stelle si affaccia su tutte le bellezze della città. Il ponte girevole, il castello aragonese ed il porto turistico. Le eleganti e luminose camere dell'Hotel Europa dispongono di aria condizionata, bagno privato, TV satellitare e connessione Wi-Fi gratuita. Alcune delle camere sono disposte su due livelli. Il ristorante, di rinnovata gestione, serve piatti tradizionali della cucina tarantina e pugliese. Oro Verde, di Antonio Maruccia, specializzato nella lavorazione del fiore fresco, realizza composizioni, mazzi e bouquet particolari e naturalmente classici addobbi floreali per qualsiasi tipo di occasioni, con fiori decisi, fogliame particolare ed elementi decorativi di ogni genere, disponendo inoltre di un accurato servizio. Fiori, piante e tutto quello che può servire per infiorare le vostre case e non solo. Farmacia Ciccarone. Servizi, autoanalisi, holter pressorio, holter cardiaco, elettrocardiogramma, dermocosmesi, cabina estetica e veterinaria. Via Lago d'Arvo 27 a Taranto. Telefono 099 33 99 05. Associazione Stella Maris. Via di Palma 10 a Taranto. Caffè letterario, arte e cultura. Senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguirei fino in capo al mondo, all'ultimo secondo, volerei da te da Milano fino ad Hong Kong. Negozio Wind, via Liguria 67 a Taranto. Nel centro storico di Taranto, Albergo del Sole. La struttura è composta da due plessi situati entrambi su Piazza Fontana, nel cuore della città vecchia, con affaccio sui due mari. Hotel corredato di tutti i comfort e tecnologie di ultime generazioni e dispone di 26 camere, una sala meeting attrezzata, internet gratuito e ampia zona bar. Albergo del Sole, ideale per soggiorni di lavoro o per una vacanza tipicamente turistica. Albergo del Sole, a Taranto in Piazza Fontana 45. www.albergodelsoletaranto.it. Bene, rieccoci in studio, seconda parte di Polifemo. Riprendiamo il nostro giro da Alberto Mosca, vicepresidente della Confcommercio di Taranto con delega al commercio. Mosca, dicevo prima dello stacco pubblicitario che Confcommercio in tante situazioni, grazie al cielo, ha saputo arginare certi provvedimenti, passatemi l'espressione scellerati. Penso all'aumento della Tari, il commercio sarebbe stato veramente ucciso più di quanto già lo sia. Penso all'argine eretto nei confronti della grande distribuzione, perché il piccolo commerciante, il piccolo commercio va tutelato. E io lo dico senza piaggeria, lo sapete, sono un giornalista scomodo, me l'hanno fatta pagare in tutti i modi, ma io sono qui, mentre altri chiudono, e
però devo dare atto al grande impegno del presidente Leonardo Giangrande, del direttore Colella, che hanno in certe situazioni veramente si sono erette a baluardo della difesa di diritti insomma, che in un'altra città non sarebbero stati messi in discussione. La questione della Tari, l'aumento della Tari, andare in consiglio comunale e far sentire la voce dei commercianti tarantini, che non potevano essere stritolati e strangolati più di quanto già stava accadendo, beh, è stata una battaglia di civiltà. Senza dubbio, noi possiamo partire dal novembre del 2013, quando praticamente in consiglio comunale si stava per deliberare quello che era l'aspetto del bilancio, dove un pezzo del bilancio era la voce scomoda della tassazione sui rifiuti per l'intera città, non per quello che era l'aspetto solo del commercio. In quell'occasione riuscimmo, grazie a un'organizzazione che ha saputo in qualche modo potersi erigere come l'organizzazione che faceva notare, e bloccammo in quell'occasione il Consiglio Comunale, riuscimmo a portare a casa un primo risultato, che era quello di non portare un aumento al 18%, ma bensì solo al 10%. Può sembrare poca cosa, ma quando in un bilancio già chiuso, quando i giochi erano già fatti, portare a casa quel risultato nel novembre 2013 già fu una grande successo, dove sempre in quell'occasione tutte le forze politiche condivisero un percorso da lì a divenire di poter avere delle ulteriori riduzioni su altre tassazioni. Purtroppo, come è stato anche già detto prima, questi percorsi non vengono, diciamo, quantomeno non c'è la continuità di questi percorsi, per cui si promette qualcosa e poi non si riesce a mantenere. La difficoltà del comune è indiscutibile quando si devono gestire una serie di cose, però dobbiamo pensare a Taranto, una città che paga nel suo specifico confronto a tanti altri comuni importi che sono superiori da 1 a 5, importi quindi pesanti, non importi minimi. Ulteriore passaggio fu fatto poco tempo fa, sempre per questa benedetta tassazione, dove anche qui sembrava che nessuno conoscesse quello che poteva essere un ulteriore aumento che si portava all'intera città, e stiamo parlando di luglio 2015 praticamente, e stiamo vedendo che cosa? Che purtroppo ci sono dei costi che il comune non riesce a arginare perché sono pesanti. È chiaro che sono macchine difficili da gestire, però noi che abbiamo sempre chiesto questi benedetti tavoli, sono tavoli che non hanno mai portato a nulla, nonostante che noi con l'ANAM nello specifico ne abbiamo fatti di tavoli. Io in prima persona, specialmente per capire, per la raccolta differenziata, per tutti quelli che potevano essere dei suggerimenti che potessero portare a casa qualche risultato. Cotugno, si ricorda certamente quella manifestazione, quella voce di protesta, quelle voci di protesta in consiglio comunale, ma all'amministrazione come è venuta questa idea? Un'uscita infelice, mi permetta. Devo ricordarmi quattro passaggi, perché naturalmente sono in netta minoranza stasera. È il tiro al bersaglio. Partiamo dalla Cotugno, signora, quando mi parlava ad esempio, perché era un discorso che facevamo neanche un quarto d'ora fa fuori da qui, proprio per quei locali. Lei, signora, giustamente dice: l'amministrazione o detassa chi va a investire o deve tassare chi non vuole. Allora noi, la scelta per dire a coloro i quali hanno quei locali, il più delle volte parliamo di vecchi commercianti che nel corso degli anni i propri locali se li sono acquistati e adesso che hanno chiuso la loro attività, magari stanno in pensione, pensano di poter ricavare
un enorme fitto o preferiscono pagare più tasse. Ma la colpa non è nostra. Come puoi imporre? Le faccio un esempio. Noi abbiamo fatto un bando ultimamente rivolto ai piccoli proprietari o ai proprietari di appartamento a ricerca di quegli appartamenti, e ce ne sono tanti sfitti soprattutto al borgo, di piccola entità, che per un anno potevamo assegnare con contributo di 300 euro al mese a famiglie bisognose. Non ha partecipato nessuno, preferiscono tenere quei locali chiusi, preferiscono tenere quei palazzi in abbandono, e poi sì che diventa un problema rinvigorire e rimettere dentro la necessità del commercio al borgo, che viene, e l'ha detto lei, prima di tutto dalla crisi abitativa, cioè residenziale, che c'è nel borgo. Perché se io faccio un giro nel borgo dopo le 9:30, ho tanto di quel posto libero, significa che la gente lì non ci abita. Non è solo questo, mi perdoni, mancano gli attrattori, perché se ci fossero i teatri, indipendentemente dagli abitanti, comunque ci sarebbero degli attrattori. Gli attrattori possono, che non ce ne sono. Ma gli attrattori a questo punto. Non è il complessino a costo zero che è attrattore. No, il cinema, il teatro, l'università, il museo. Guardi signora, che io sono stato il primo a criticare questa gentile offerta di complessini agli angoli delle strade per creare attrazione. Non è quello che crea attrazione, giustamente è magari avere il museo aperto più volte durante le sere invernali, il teatro sicuramente, un impegno tutto insieme di questa città, dove l'amministrazione ha le sue colpe, però anche i suoi pregi, quello che prova a mettere assieme, perché i tavoli a volte saltano, caro vicepresidente, perché non solo si possono alternare per cause politiche gli interlocutori di amministrazione, ma perché mancano personaggi o rappresentanti importanti di istituzioni che dovrebbero il più delle volte partecipare. Perché, torniamo al caso della signora, noi più volte abbiamo chiesto ad ANCE, a UPI, di partecipare a quei tavoli per risolvere il problema di quei locali in abbandono. Per me le vie del centro, ho una certa età, quindi ricordo cos'era le traverse di via Principe Amedeo, di via Anfiteatro, che erano anche con le baracche di via Pisanelli, erano attrattori e movimento. Dopodiché là abbiamo una serie di locali chiusi che sicuramente richiedono fitti esosissimi. Però se mi permette, ci sono anche delle realtà dove l'ex Banco di Napoli, dove vorrebbe venire Benetto, si dice a Benetto che se tu vuoi venire qua devi pagare delle tasse così pesanti che fai scappare l'attrattore. Bisogna stare attenti a questi diritti, perché Benetton deve pagare le stesse tasse che paga un qualsiasi commerciante. C'è il criterio della monetizzazione dei parcheggi, è diverso. La monetizzazione dei parcheggi, pur non avendoli, però, mi permetta, io posso pure pagare la monetizzazione dei parcheggi, però avendoli a disposizione. Allora io che interesse ho, Luciano Benetton, di investire in una città, pagare una super tassa per non avere nulla a disposizione? L'intero centro. Per storie antiche è completamente parcheggio a pagamento. Dopodiché, se l'occupazione finché di quei parcheggi, visto che abbiamo detto tutti che non c'è residenzialità, quindi ormai diciamo che di quel 100% il 25% è per i residenziali, l'altro 75% è ad utilizzo. Però sta anche a noi dover decidere noi, e quando parlo di noi parlo di chi in centro ci lavora o fa attività commerciale. Dovremmo iniziare a decidere a lasciare la macchina fuori dal centro per consentire a coloro i quali vengono in quelle zone di trovare il parcheggio. Però gli autobus dovrebbero funzionare anche meglio. Le corse dovremmo lasciare le corsie preferenziali degli autobus, dovremmo lasciare le corsie preferenziali degli autobus libere, perché vengo a via Liguria. E quindi la questione Cordoli, quando si faceva riferimento ai vigili, la questione Cordoli è un deterrente, perché Spadafino me lo può dire,
passare in quella strada diventa problematico, è per l'autobus, è per chi si muove con la macchina, ma soprattutto per i mezzi di soccorso. Soprattutto con i cordoli. Soprattutto per i... Io sono per togliere i cordoli, però poi non posso sentire, come ha detto il buon Abate stasera, e vorrei che lo sottoscrivessi, che bisogna essere indulgenti. No, non ho detto indulgenti, elasticità. È diversa l'indulgenza dall'elasticità. L'elasticità è sinonimo di intelligenza. L'elasticità è sinonimo di intelligenza, cioè in pratica, visto che quella macchina in doppia e tripla fila sta dando la possibilità a un cittadino se la sosta è temporanea di qualche minuto, ok, se la sosta diventa sinonimo di inciviltà è giusto sanzionare, caro Abate, l'elasticità parla. Mi sta dicendo, caro Abate, che un cittadino è autorizzato a lasciare non la è autorizzato però fila, intendo la doppia fila innocua, tra virgolette. Non esiste doppia fila innocua. Non l'incivile che abbandona la macchina e se ne frega. No, questo no. Anche a coloro i quali magari hanno parcheggiato lì e devono uscire e hanno urgenza. Okay. E magari devono girare per 10 minuti per trovare Cotugno. No, mi fai finire. Sì, mi devi far dare le risposte. Un fiume in piena. Il problema da Muri è un problema che riguarda l'intera città. Il problema delle polveri, è un problema che questa città ha sollevato e non ha saputo dare e affrontare tutti insieme in maniera unitaria, perché se noi c'è una parte della città minima, però, che si è fatta credere che se no, noi per risolvere il problema delle polveri e dell'inquinamento e per risolvere il problema dei tamburi è solo e soltanto chiudere l'ILVA, non va bene. Non va bene. E in questo Allegretti, il microfono. Il 70% delle persone sui tamburi è andata via. Siamo rimasti. Il 70% delle persone che è andato via dai tamburi è un fatto di comunicazione. Sono scelte oggettive fatte nel corso del tempo, perché Tamburi nasce come un quartiere satellite ormai attorno all'insediamento ILVA, perché Tamburi non è tanto vecchio come il resto, come il borgo, come il borgo antico, come il borgo umbertino, come Trecarrare, come una parte d'Italia Montegranaro. Tamburi è un quartiere che ha sviluppo male attorno all'ILVA. Per gli ultimi 5 anni io le posso assicurare che fino a 5 anni fa la portata commerciale e la portata di vivibilità, tranne alcune deficienze che ci sono e sono ataviche sui tamburi, era pari, se non leggermente sotto, il borgo. Come servizi, come commercio. Vogliamo dirla tutta che da 4-5 anni a questa parte è cambiata la conformazione di Taranto, e forse quella diminuzione demografica dei tamburi è perché la gente si è trasferita nelle zone che furono sbagliate 30 anni fa, quell'espansione commerciale, quell'espansione edilizia fatta sulla zona di Tramontone, Talsano Lama, perché lì furono accentrati, sono gli scempi dell'epoca che hanno causato lo svuotamento del borgo. Ma forse quartieri come Tamburi, quartieri come i quartieri più popolari, si stanno depauperando di persone perché la gente sta andando via da Taranto, che è una cosa diversa, perché a Taranto non c'è più possibilità di vivere. Allora, ecco, e allora, le differenze dove stanno. Voleva precisare qualcosa, Allegretti? Concordo in parte con quello che ha detto il consigliere. Il problema è sicuramente di più ampia. Prego. Voglio fare un intervento perché a caldo forse si riesce meglio a interloquire. Io quello che dice il consigliere Cotugno lo condivido appieno, perché se solo penso a quello che si voleva fare qualche mese fa, dove c'era qualcosa che a noi come commercio ci ha messo in una condizione di estremo muro contro muro verso il quartiere Cimino, verso Auchan, verso
sarebbe stato verso, cioè sarebbe stato qualcosa di estremamente, in virtù di un progetto, cioè, Sircom che non è mai sotterrato, quello, attenzione, in virtù di quello che ci siamo detti adesso, un'espansione che non ha avuto logiche negli anni, che però volevamo continuare, o che qualcuno voleva continuare a perpetrare. Ora, noi siamo stati controllori di un processo che, voglio dire, con alcuni componenti dell'amministrazione comunale hanno portato a un risultato, ma un risultato positivo e propositivo, che non è solo opportunistico, voglio ricordare, perché era un problema che riguardava tutta la città. Opportunistico sì, perché se è vero che il borgo è in quello stato, è anche vero che non si può mettere sul lago della bilancia un contrappeso così pesante che ammazzi totalmente la città. Lo dico perché vogliamo essere propositivi, vogliamo provare a guardare insieme quelli che sono i processi della città, ma lo vogliamo fare non da protagonisti, perché noi, ripeto, difendiamo le nostre posizioni, ma insieme alle nostre posizioni abbiamo anche la capacità di guardare a quelli che sono i processi della città. Quindi uno scempio si sarebbe verificato verso quel pezzo di città se non ci fosse data la giusta visione delle cose. Okay. Questo lo volevo dire proprio perché quello sarebbe stato. Questa città e tutti quanti noi. Sì. Forse una quindicina d'anni fa, vent'anni fa, dovevamo prevedere tutti quanti assieme. Mosca, poi c'è la. Per completare il ragionamento di Spadafino, che la Confcommercio è stata l'unica organizzazione che ha speso dei soldi per essere presente dove al TAR c'erano i famosi ricorsi che venivano fatti per essere sicura affinché non ci fossero dei giochi diversi. Okay. Questo è importante. Floriana De Gennaro, un'altra piaga è quella dell'abusivismo. Ci sono degli interventi a tampone, così occasionali, sporadici, che però non riescono a risolvere la situazione. C'è talvolta uno spiegamento anche massiccio di forze dell'ordine, avvengono, chiamiamole tra virgolette, retate, il fuggi-fuggi, però poi, passato il santo, passa la festa, dopo un po' di giorni, punto e da capo. Abbiamo il centro di Taranto, parlo di Via di Palma, parlo soprattutto di Via d'Aquino, che sembra ridotta Via d'Aquino a forcella. Evidentemente gli sforzi istituzionali non sono ben congegnati. Però, dottor Abate, le rispondo subito, mi permetta di rispondere sì, al prego. Dottor Cotugno prima. Forse io sono stata poco felice nella mia prima esposizione parlando di quella che è l'abbandono del borgo da parte degli abitanti. Nonostante la riduzione del numero degli abitanti, comunque poi se paragonata al numero dei parcheggi presenti nel borgo, c'è un'incongruenza, nel senso che noi abbiamo 5.000 posti auto disponibili nel borgo, 5.300 posti auto disponibili nel borgo e 5.000 sono i permessi dati ai residenti. Quindi questo è un dato importante, noi abbiamo 5.000 residenti nel borgo, prima ne erano molti di più, a disposizione abbiamo 5.300 parcheggi. Praticamente questi 300 sono quelli che a rotazione dovrebbero essere dati ai commercianti e agli avventori. Se si considera che 500 sono le attività commerciali, già abbiamo un gap di 200, se ipotizziamo che ogni titolare di ogni negozio viene con la macchina in centro, già siamo in difetto. Quindi volevo rispondere, perché se paragoniamo il numero degli abitanti e il numero dei parcheggi, già là non ci troviamo. Non è che il borgo è diciamo disabitato e comunque ci sono i parcheggi vuoti. No, i parcheggi vuoti ci sono la sera perché comunque la gente va altrove, perché non ci sono gli attrattori. E quindi, e con questo concludo. Ritornando al problema dell'abusivismo, è un problema, è una piaga che ci portiamo avanti perché l'amministrazione, e questo mi duole dirlo, purtroppo non riesce ad arginare. Ma anche le forze, dovrebbe essere un'azione, per cortesia, un secondo, anche un'azione coesa, perché poi qui ci vuole un dispiegamento di forze dell'ordine. Noi abbiamo più volte incontrato tutte le autorità, ci sono stati tanti tavoli peraltro e anche in prefettura per allertare tutte le forze dell'ordine, quindi un gruppo di interforze costituito dalla Guardia di Finanza, dai Carabinieri, dalla Polizia, dai Vigili Urbani. Lo stesso Sindaco, e questo io l'ho ascoltato con le mie stesse orecchie, ci propose un anno fa l'assunzione di 16 nuovi vigili che venivano destinati esclusivamente all'attività di contrasto all'abusivismo. Ciò non è stato fatto perché nei 6 mesi di assunzione di questi vigili, che peraltro poi non abbiamo visto più, loro si sono dedicati, e questo cadeva nel periodo natalizio, e questo è allora
all'ordine del giorno, perché abbiamo le fotografie e tutto, hanno destinato la loro attività soltanto alle multe nel periodo natalizio agli avventori, quindi i nostri potenziali clienti, con la risultanza che comunque il processo dell'abusivismo non si è tolto. Ovviamente Confcommercio ha svolto un'attività di pressing nei confronti delle autorità per un breve periodo, così come lei ha giustamente detto, e abbiamo tolto gli abusivi, quelli spiccioli, gli stranieri, ecco, in via d'Aquino. Però poi ci siamo aggravati, grazie sempre all'amministrazione, di un altro tipo di problema, cioè quello di appoggiare gli abusivi barra ambulanti sul lungomare. E questo mi duole dirlo, perché comunque ci sono delle situazioni che si sono così tanto incancrenite in maniera tale che noi purtroppo siamo così asfittici, ecco, e non riusciamo a risolverlo. Poi noto anche delle situazioni, no? Vedo i tre ruote. Che mi faccia almeno iniziare, sì, il pensiero, non completare. E dicevo, penso ai tre ruote che presentano frutta, verdure e quant'altro, varie tipologie di frutti di mare e quant'altro. Allora mi domando, no? Si fa l'analisi ed è giusto fare i controlli alle attività commerciali, ai ristoranti, giustissimo che siano rispettate le normative. In un regime di concorrenza leale, la concorrenza diventa sleale. Però dicevo, no? Se io vado a fare l'analisi del DNA, la risonanza magnetica, alle attività commerciali, è giusto farlo. E poi vedo un pugno nell'occhio rappresentato da quello che in piena estate col tre ruote c'ha l'ombrellone e l'acqua di mare che viene gettata sulle cozze. E questi prodotti vengono venduti. Beh, insomma, sono dei controlli, non so, a doppia fornaci, velocità. Fornaci, taniche di olio a terra. Posso? Vuole completare lì? No, tanto è agli occhi di tutti, voglio dire, è stato ampiamente documentato da tutti, anche sui social network. Non devo aggiungere altro. Io sono pienamente d'accordo con lei, ma quella richiesta, quella cosa del sindaco, non sono i 16 vigili. Quali? Perché i 16 vigili, ma quel tavolo istituzionale per far sì di supportare quel poco di vigili che ci sono rimasti, perché noi abbiamo una squadra onoraria che è fatta da 6 persone. Abbiamo una squadra? Annonaria che è fatta da 6 persone. Sì, lo so. Lei comprende che girano soltanto nelle attività commerciali. Lei comprende che per fare un sequestro di un ambulante, il fruttivendolo non è solo d'estate, il fruttivendolo, quello delle cozze, d'estate e d'inverno. E certo, perché io la frutta, chiedo, cioè quella estiva e quella invernale. Infatti io ho chiesto che quel tavolo, ad esempio, visto che dobbiamo risolvere il problema meta e dovremo risolverlo in maniera, io ho chiesto che assieme al vigile urbano mi si dia la possibilità di avere una pattuglia della finanza, sì, perché io vorrei comprendere dove acquistano tutta quella roba che viene venduta poi in mezzo alle nostre strade a tutto svantaggio del fruttivendolo, del pescivendolo, del salumiere, perché il più delle volte, se non si è, e non voglio crederci, è tutto frutto di furti e viene messo poi sulla strada, oppure è frutto di acquisti dove l'illegalità è anche chi fornisce e che va in barba al commerciante tipo e ligio al dovere che si fa fatturare, deve fare il suo scontrino. Allora è un sistema che bisogna mettere benissimo a posto. Benissimo, allora sistema, se è così difficile sequestrare la roba agli ambulanti, no, io non le dico multiamo che è difficile, i clienti, che no, forse è più semplice. Forse, sarebbe un deterrente che va senza scontrino. È ovvio. Ha comprato da uno che non ha comprato della merce contraffatta, ha comprato della merce da chi non è legalizzato. Mi perdoni. Non penso che chi vende le cozze agli angoli delle strade e metta lo scontrino. Se per la polizia nonaria questo crea, o per la finanza, questo crea un'enorme perdita di tempo, perché devono fare il verbale, devono sequestrare, devono distruggere la merce sequestrata. A questo punto montiamo il cliente e
così siamo tutti contenti, è più facile. Quindi quello stato di polizia che... No. Però lo stato di polizia, mi perdoni dottor Cotugno, viene soltanto applicato ai commercianti in sede fissa e legalizzati, peraltro che pagano la TOSAP, la COSAP, e pagano la tassa dell'insegna, puliscono la porzione di marciapiede, illuminano le strade fino a 20 ore, per 20 ore al giorno, danno in uso i propri servizi pubblici perché il comune non ne mette a disposizione. Sono una serie di cose che, mi perdoni, io sono un po' alterata, purtroppo siamo arrabbiati, è tenuto ad avere non i è servizi. Detto per i clienti consumatori, non avventori, per i clienti consumatori, ma per gli altri non è che deve diventare, non è che i bar diventano bagni pubblici, per i clienti, attenzione, consumatori, ma non avventori, non avventori, però come non per quelli consumatori, non gli avventori, cioè chi passeggia per strada e ha bisogno del bagno, di una diciamo toilette, non deve per forza soffrire del bar per poter. La faccia tosta ce l'hanno in pochi. No, beh, ce l'hanno in molti, io le posso portare i dati, magari anche la mia toilette della mia attività commerciale è più usufruita di un del banco bar. Guardi, le porto anche e diventa un bagno pubblico, ecco diventa perché un dicevo bagno pubblico a tutti gli effetti. Anche cosa che l'ambulante invece non è tenuto ad avere. E quindi con consumo di acqua, con necessità di pulire frequentemente. Presente, scusate se stiamo parlando di bagni, penso che... No, è una realtà. Se io dovrei andarmi a trovare il bagno pubblico, magari sotto via Peripato, e sto su via d'Aquino, vado fino a quella parte, certo, del bar. Con un notevole aggravio di costi. Mentalità, dico, ma è un vecchio retaggio, è un vecchio retaggio che va eliminato, perché comunque noi attività commerciali sopportiamo dei costi dovuti all'acqua, alla carta igienica, alla manutenzione. Di educazione della persona. Educazione civica. Che non è certo. Sì, però devo anche dire un'altra cosa. Ora, al di là del... Mettiamoci anche nei panni dell'anziano, di determinate persone che per loro problematiche hanno bisogno dell'uso del bagno. Ecco, no, dico, a quel punto facciamo sì che effettivamente i bagni pubblici, l'amministrazione comunale renda davvero fruibili i bagni pubblici, e così solleviamo da questi fastidi le attività commerciali. Torno a ripetere quello che ho detto all'inizio: d'estate la gente non si ritira alle 9, alle 8:30 a casa, si dovrebbe ritirarsi in orari in orari successivi. Non penso che la gente esce sotto il sole d'estate, esce magari più la sera, in quegli orari rendiamo i bagni. Ma questo, ripeto, stiamo parlando di cose che magari uno da casa potrebbe dire, ma proprio ai bagni pubblici sta a pensare, ci sono tanti problemi. No, è un sintomo, è una spia di un malessere, che ripeto, che è una situazione io penso risolvibile, non ci vuole chissà che cosa, cioè non è che uno dice, non sto dicendo di creare bagni nuovi, di rendere funzionanti quelli già esistenti, consolidiamo l'esistente. E allora, Vito Allegretti, parliamo di tamburi rispetto a, che so io, 10-15 anni fa o anche 20 anni fa. Lei da quanti anni opera commercialmente al quartiere Tamburi? Credo intorno ai 40. Quindi è una memoria storica, potremmo dire. Parliamo di questa evoluzione o involuzione. Che cosa è andato, da quello che mi è sembrato di capire, peggiorando in quest'ultimo decennio? Ma chiaramente il potere d'acquisto, la mancanza di lavoro, la mancanza di liquidità. No, parlavo proprio come vivibilità, come condizioni, presupposti. Sì, le problematiche sono sotto gli occhi di tutti, ne hanno parlato negli ultimi 5 anni soprattutto. E devo dire che grande merito o demerito ce l'hanno i mass media e la politica, che è venuta a incentivare negativamente e positivamente, chiaramente, i mass media, televisioni, giornali e quant'altri, hanno parlato dei tamburi, dei problemi veri, che si toccano con mano, polveri, eccetera, le problematiche che, di cui stiamo parlando da 5 anni a questa parte. Chiaramente hanno creato nell'immaginario della gente un marasma negativo, quindi sia la gente che vive sui tamburi e opera, se ha avuto la possibilità è andata via, la gente che veniva e sostava sui tamburi chiaramente è stata spaventata, come è stata spaventata nel corso degli anni da altri problemi del sociale, tipo malavita, eccetera, eccetera.
chiaramente ogni quinquennio ha un suo percorso al negativo. Nell'ultimo quinquennio c'è stato il discorso, ritorno a dire, massificato sia a livello locale sia a livello anche nazionale. Diverse trasmissioni televisive sono venute a essere, come dire, operate sui tamburi per far vedere giustamente le problematiche dei tamburi, però non hanno sottolineato che insieme alle problematiche negative ci sono altrettante problematiche chiaramente risolvibili, e ci sono anche delle positività. Molti addetti ai lavori, commercianti, imprese, servizi, che hanno una grande professionalità. Molta gente dei tamburi è bella gente, è brava gente. Non è soltanto polveri e malavita i tamburi. Certo, no, non bisogna generalizzare, anche c'è gente semplice, c'è gente semplice che ha dei valori. D'altronde io sono una persona che sono dell'idea che non è l'abito che fa il monaco, per capirci. Ma al di là delle convinzioni personali, nell'immaginario della gente, io non parlo veramente dell'individuo, parlo del sociale. Molta della gente ha in mente ormai le informative al negativo di tamburi, non c'ha del quartiere, okay. Come anche di Taranto, purtroppo. Quando noi siamo costretti a uscire fuori di Taranto, si ricordano di alcuni eventi, di alcuni personaggi e di alcuni periodi che sono stati cronaca nazionale. Un'ultima, una prima di andare in pubblicità, volevo sapere un po' da Giuseppe Spadafina. Ritorniamo al discorso dei parcheggi. La funzione dei parcheggi a pagamento dovrebbe essere quella di come dire, decongestionare il traffico, cioè nel senso di creare un turnover, no? E quindi evitare quei parcheggi prolungati di ore e ore, e quindi snellire, come dire, no? il traffico. Però alla fine, io facendo un po' la riflessione dell'uomo della strada, mi dico: ma o parcheggi a pagamento o parcheggi gratis, o strisce bianche o strisce blu, per intenderci, la musica è sempre la stessa. Via Liguria, o con i parcheggi a pagamento, o se d'incanto li levassimo, è infernale era quanto a traffico, è infernale è. Cioè c'è stata qualcosa nel meccanismo, no? Nella logica, ecco, di questo turnover dei parcheggi, che per un motivo o per l'altro non ha funzionato. No, devo dire che poi per quello che riguarda la nostra area il problema ce l'abbiamo. Ora parlo in generale. All'alta densità, se dobbiamo parlare di Via Liguria, così come diceva, all'alta densità commerciale è soprattutto legata al fatto che nella nostra interlocuzione con l'amministrazione noi avevamo provato a dare delle soluzioni al problema. Non, voglio ricordare una cosa, i commercianti in maniera fattiva hanno creato quel commercianti con commercio, allora era un comitato di Emilia, Campania, Lucania, hanno creato un parcheggio che gestivano, che è quello di via Emilia con via Campania. È un parcheggio che, però, se dovessi considerarlo oggi, ritengo che vada in quella che deve essere l'interlocuzione con l'amministrazione comunale, in quello che è lo spirito collaborativo, rimesso su, perché noi da lì eravamo partiti, era un parcheggio, dico era perché non lo è più, altamente attrattivo, e aveva due persone che attraverso i commercianti riuscivano a, noi all'epoca addirittura avevamo creato un baby parking, veniva perché noi pensiamo al nostro quartiere come un centro commerciale all'aperto, quindi avevamo pensato addirittura a delle giostrine per i bambini, che abbiamo messo, a due persone che gestivano quest'area, oltre ad accompagnare le signore che col carrellino, i commercianti a quell'epoca offrirono una trentina di carrellini che chi veniva a parcheggiare poi usava nello stesso mercato. Quindi noi pensiamo a quest'area dove il mercato, il parcheggio le vie commerciali sono viste come un processo. È chiaro che noi abbiamo 40.000 del quartiere, più tutta la zona abitativa di San Vito Lama Talsaro, che ci vogliamo difendere come utenza, perché è quella che noi abbiamo come primo fronte, e quindi vogliamo provare insieme all'amministrazione a tenere alta l'attenzione verso un quartiere che ritengo che se
Cioè a noi ci spaventano i tamburi, ci spaventa il Borgo, ci spaventa Cesare Battisti, perché questi processi poi sono di tutti e qualcosa sta accadendo anche in via Livorno. Bene, ora andiamo in pubblicità e al rientro l'ultimo giro. Questo programma è offerto da Atelier Lucia, di Lucia Obretenova, cura dei particolari, perfezione e servizio impeccabile. Il prodotto per eccellenza è l'abito da sposa. Il sogno di ogni donna si realizza indossando un abito della linea LB Sartoria o Venus. Abiti preziosi ed eleganti, in grado di donare alla donna un fascino naturale ed ammaliante, avvolgendolo di tessuti classici. Sete, chiffon, pizzi, ricami sono fatti interamente a mano. Atelier Lucia, di Lucia Obretenova, via Emilia 28D a Taranto. Non rimanere chiuso nel tuo opificio. Esci, Assomarmo ti aspetta. Assomarmo, la prima associazione delle lavorazioni artigianali del marmo, via Regina Elena 20 a Taranto. Credi nel rispetto della persona, nell'integrazione sociale, nella valorizzazione delle risorse personali? La cooperativa PAM da anni promuove questi valori nelle diverse strutture dedicate ai minori, agli anziani e ai disabili. Ultimo nato Chicco di Grano 3, centro diurno socio-educativo e riabilitativo per persone con disabilità. Da noi puoi trovare professionalità ed accoglienza, servizi improntati all'autonomia, sport e tempo libero, partecipazione attiva alle iniziative territoriali, laboratori espressivi e tanto altro. Cooperativa PAM, dove i limiti diventano opportunità. Cooperativa PAM Service, via Minniti 150, Taranto. Scegli oggi il tuo futuro. I Viennesi Group è la scuola ok per i parrucchieri di domani. Scuola parrucchieri, i Viennesi Group. Corsi di formazione professionale per acconciatori, riconosciuti dalla provincia di Taranto e con validità europea. Se la tua voglia di avere successo è tanta, contatta subito i Viennesi Group, la scuola per acconciatori con grandi aspettative. Ci trovi a Taranto in via Plinio 121 e via Dalmazia 91. Telefono 320 81 38 169. www.iviennesigroup.com. Art Deco, architettura, design e consulenza dal 2007 al vostro servizio. Esperti nell'ambito delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e del risparmio, eseguiamo ristrutturazioni finalizzate all'alto contenimento energetico. La nostra mission, il tuo risparmio. Chiedi un sopralluogo gratuito al 393-9702-358 e un nostro incaricato valuterà direttamente a casa tua la soluzione migliore per te. Le bontà di Barbara Salis, via Oberdan 9, Taranto. Prodotti tipici della Valle d'Itria. Latticini freschi, formaggi di mucca, pecora e capra, latte fresco, salumi, pasta fresca e secca, pane casereccio, farine, biscotti, taralli, friselle, oli locali, conserve sott'olio, confetture, miele, legumi, frutta fresca, vini, caffè, pasticceria artigianale, gelati. Le Bontà è aperto tutti i giorni della settimana, dalle ore 8 alle 14 e dalle ore 17 alle 20:30, compresi giovedì pomeriggio e domenica mattina. Riposo settimanale domenica pomeriggio. Le Bontà, qualità e convenienza. Via Oberdan 9 a Taranto. Agenzia Case e Interni, progetti immobiliari, via Oberdan 31A, Taranto. Servizi, compravendite e locazioni immobiliari, gestione patrimoni immobiliari, progettazione di interni, stime immobiliari gratuite, amministrazioni condominiali, preparazione e registrazione contratti di locazione, certificazioni energetiche. Operazione Caldaia Sicura Confartigianato Taranto. Garanzia della sicurezza del tuo impianto. Controlli approfonditi, tutela dell'ambiente, prezzi contenuti, risparmio sulla bolletta. E quanto ti assicurano i manutentori affiliati alla Confartigianato di Taranto, che ti rilasciano dopo le verifiche effettuate il bollino verde.
Per la manutenzione obbligatoria annuale della tua caldaia vai sul sito www.confartigianatoimpianti.it e verifica le imprese aderenti. Controlla che il tuo manutentore aderisca alla campagna Caldaia Sicura e disponga del tesserino di riconoscimento. Hotel Europa. Situato a Taranto, sulla striscia di terra che collega il Mar Grande al Mar Piccolo, all'incrocio tra Via Roma e Corso Due Mari, l'Hotel Europa 4 Stelle si affaccia su tutte le bellezze della città, il Ponte Girevole, il Castello Aragonese ed il Porto Turistico. Le eleganti e luminose camere dell'Hotel Europa dispongono di aria condizionata, bagno privato, TV satellitare e connessione Wi-Fi gratuita. Alcune delle camere sono disposte su due livelli. Il ristorante, di rinnovata gestione, serve piatti tradizionali della cucina tarantina e pugliese. Oro Verde, di Antonio Maruccia, specializzato nella lavorazione del fiore fresco, realizza composizioni, mazzi e bouquet particolari e naturalmente classici addobbi floreali per qualsiasi tipo di occasione, con fiori decisi, fogliame particolare ed elementi decorativi di ogni genere, disponendo inoltre di un accurato servizio. Fiori, piante e tutto quello che può servire per infiorare le vostre case e non solo. Farmacia Ciccarone. Servizi, autoanalisi, holter pressorio, holter cardiaco, elettrocardiogramma, dermocosmesi, cabina estetica e veterinaria. Via Lago d'Arvo 27 a Taranto. Telefono 099 33 99 05. Associazione Stella Maris. Via di Palma 10 a Taranto. Caffè letterario, arte e cultura. Senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguirei fino in capo al mondo, all'ultimo secondo, volerei da te da Milano fino ad Hong Kong. Negozio Wing, via Liguria 67 a Taranto. Nel centro storico di Taranto, Albergo del Sole. La struttura è composta da due plessi situati entrambi su Piazza Fontana, nel cuore della città vecchia, con affaccio sui due mari. Hotel corredato di tutti i comfort e tecnologie di ultime generazioni e dispone di 26 camere, una sala meeting attrezzata, internet gratuito e ampia zona bar. Albergo del Sole, ideale per soggiorni di lavoro o per una vacanza tipicamente turistica. Albergo del Sole, a Taranto in Piazza Fontana 45. www.albergodelsoletaranto.it. Terza parte di Polifemo, riprendiamo il nostro giro da Alberto Mosca. Abbiamo analizzato le problematiche, abbiamo svolto un'analisi, una fase, diciamo, di denuncia, di analisi delle criticità. Come dire, i vostri desiderata, ecco, le vostre proposte all'amministrazione. Le nostre proposte, noi spesso quello che chiediamo all'amministrazione è un colloquio che possa essere condiviso per portare a dei percorsi costruttivi, in quanto se riusciamo a dialogare può darsi che riusciamo ad ottenere dei risultati. Nello specifico, ecco, vediamo qualche cosa che vi sta a cuore proprio. Il fatto che poteva essere un'idea della detassazione, un'idea, per fare un altro esempio, noi abbiamo dimenticato l'aria vasta che era una operazione importante, specialmente in una zona come Itamuri. Sembra dimenticata, sembra insabbiata quasi. Quindi partiamo con delle cose positive, poi dopo strada facendo spariscono, no? Proprio per dare una mano a delle zone particolari. Questo per dire un aspetto della detassazione. Un altro aspetto poteva essere per quanto riguarda l'ANIO. Noi abbiamo dato moltissimi suggerimenti nei tavoli che abbiamo avuto modo di partecipare. Purtroppo, come è stato anche detto, a volte c'erano degli interlocutori o che magari cambiavano, come è stato anche per il presidente dell'ANIO, praticamente, o magari altre persone che non hanno condiviso il percorso. L'assurdo, sai qual è? Che il sindaco, tu nomina i vertici dell'AMIO, poi si lamenta, dice che l'AMIO non funziona,
In pratica dovrebbe prendersela con se stesso, perché l'AMIU non è i vertici non sono nominati dallo Spirito Santo, ma sono nominati dal sindaco, quindi è un po' alla fine, no? È il cane che si morde la coda. Purtroppo sulle municipalizzate ci possono essere delle difficoltà importanti e che bisogna probabilmente entrare più nel merito per poter far sì che queste possano in un certo senso funzionare su una piastra cittadina fatta di 200.000 abitanti, perché spesso ci vediamo investiti di costi che si ritrovano città con un numero di abitanti di gran lunga superiori. Non è facile poter avere la sfida di cristallo e dire vorremmo fare questo perché potrebbe essere propositivo per il commercio. Oggi è il momento particolare che si vive, però noi come Confcommercio abbiamo delle nostre idee che possono essere sull'innovazione, idee che possono essere su qualcosa di diverso, e lo stiamo portando avanti grazie anche al rafforzamento dei comitati che ci ha permesso di essere più penetranti su tutta quella che è l'utenza dei commercianti, ma anche vista con gli stessi cittadini, perché non dimentichiamo, una buona delegazione permette a far sì che lo stesso cittadino che abita in quella delegazione praticamente vive meglio e si pone meglio all'interno della città. Cotugno, sai cosa ho pensato? Ora cosa facciamo? Facciamo una bella cosa, facciamo parlare i vari presidenti di delegazione e poi la parola finale a lei, così potrà, come dire, il suo intervento essere... Difficile. No, è per lei che è più comodo, no? Vede che come la voglio bene, Cotugno. Allora, Floriana De Gennaro, allora l'esperienza, lei sicuramente si sarà confrontata con altre realtà italiane, anche del nostro sud. Andiamo a una velocità diversa rispetto ad altre realtà italiane. Sicuramente, perché comunque noi siamo vittime di un sistema politico, noi all'interno della nostra confederazione non facciamo politica, noi siamo di supporto alla politica, noi abbiamo progettualità, pensieri, innovazione. E purtroppo però qui a Taranto la politica non ha dei tempi, come diceva giustamente il mio collega Spadafino, ha dei tempi che non sono quelli degli imprenditori, dei commercianti, che hanno bisogno delle risposte urgenti. Per cui noi, e questo mi rilaccio a quello che lei chiedeva al vicepresidente, nell'ambito dei nostri desideri, se qui di desideri si può parlare, ma più che altro sono dei bisogni, delle necessità urgenti, sono quelli di avere delle risposte. Quindi io prego qui presente Cotugno, che in questo momento rappresenta l'amministrazione comunale, di mettersi d'accordo tutti i partiti politici affinché ci siano degli interlocutori validi, e ne approfittiamo con questa nuova giunta che verrà, che sia in itinere ovviamente, che verrà formata domani, nei prossimi giorni, di avere degli interlocutori validi che possono dare le risposte. Non si può più scherzare al pensionato che possa fare, è un piccolo esempio, che possa rappresentare il settore del commercio, piuttosto che un avvocato che possa, sicuramente lei non si farebbe mai operare da un ingegnere. Quindi noi cerchiamo delle risposte, delle persone, degli interlocutori validi di mestiere che capiscano le nostre logiche. Dice dei soggetti competenti. Dei soggetti del competenti, e questo purtroppo siamo soggetti alla politica. La politica non deve litigare per il PD1, PD2, PD3, le uscite dei vari partiti. Noi qui stiamo cercando delle risposte, abbiamo delle necessità urgenti da risolvere. Mi permette una battuta, Cotugno, giusto per scherzare un po'. La signora ha detto che non fa politica. Per esempio. Io non faccio politica, per esempio, no, io faccio commercio, Cotugno, mi perdoni. Cotugno, le faccio una battuta. Anche no, io le sto chiedendo, anche non questo. È politica, posso anche per la par condicio parlare di Forza Italia, io non sto facendo nessuna allusione politica. No, assolutamente, non per il riferimento al partito che ha fatto. No, io chiedo di mettervi d'accordo, di non perdere più tempo, perché qui non c'è da perdere più tempo. Lo dico per la politica, perché altrimenti ci sarà una rivoluzione. Forse faccio anche una battuta, Cotugno, è anche giusto molte volte. Gli interlocutori però dovevamo trovarli forse negli ultimi 20 anni, 20-25 anni. Ma non è dipeso da noi, di certo non eravamo presenti. È andata man mano per colpe di tutti.
perché politica è, non è soltanto chi amministra, chi appartiene a un partito politico. Politica e intelligenza sta in tutti quanti noi, sta nell'imprenditoria, sta nel commercio, okay, sta in chi fa politica per professione. Dopo, Fatugno, alla fine deve se replicare, avessimo se guardato no... tutti quanti un po' più in là e non ci fossimo accontentati dello zuccherino giornaliero che ci veniva propinato e fossimo stati tutti quanti attenti. Parla no, della classe politica, non parla della nostra classe. No, parlo dell'intera categoria, perché quando ho fatto riferimento a 15 anni fa Spadafino mi ha compreso, forse lei doveva comprendere, quando abbiamo fatto per esempio espansione verso Cimino, perché anche allora ci fu una classe, un'intelligenza tarantina che non pensò adeguatamente a... come ho un'intelligenza tarantina che c'è in chi ha sfruttato le zone di espansione. Ma forse era rapportata al periodo commerciale ed economico di quel periodo, mi perdoni. Ah, allora 15 anni fa andava bene un'espansione commerciale verso Cimino, adesso non va più bene. Siamo in recessione. Chiedo scusa, ma mi perdoni, la politica è anche programmazione. Allora o la programmi e poi non puoi più tornare indietro quando fai operazioni operazioni soprattutto strutturali. Stavamo parlando di mettere le persone giusto al posto giusto, ma forse i medici che fanno il sindaco non funzionano tanto né a Roma né a Taranto. No, forse è una battuta. Un buon medico riesce a curare un po' tutto, eh? Ah, anche la vita amministrativa. Ma non è un imprenditore, però. Perché per amministrare bisogna avere altre qualità. Non è soltanto essere una brava persona. Mi auguro che proponga. Tutti siamo brave qualche persone imprenditore. Qua dentro, ma non abbiamo le capacità mi di fare il sindaco. Mi auguro che si proponga qualche imprenditore. Okay. E faccia politica, non perché solo, a questo punto se lei ritiene che solo l'imprenditore dobbiamo importare detto, grazie, detto, no, dobbiamo perdoni, importare Marchini no, se non va Roma non no, va bene ho detto tanto, che bisogna avere più capacità per poter amministrare una città, quindi non essere soltanto una brava persona. Ok, e allora Giuseppe Spadafino, in questi anni, no? Lei sicuramente avrà un quadro chiaramente delle ultime amministrazioni degli ultimi 30 anni, no? Per farla breve, da Citto alla Di Bello a Stefano, così per Saltus stiamo procedendo. Cosa è cambiato? Con quale amministrazione forse si è trovato meglio? Beh, adesso, o meno peggio? Come dice Cotugno, forse faremo politica nel voler sponsorizzare un'amministrazione rispetto a un'altra. Ritengo che però vada detto, e oggi io provo ad aprire un colloquio ulteriore con il consigliere Cotugno nella sua funzione di presidente della commissione di attività produttive, cioè la sensibilizzazione che provo a fare è quella che questa città in effetti è cambiata negli anni, era una città che si protraeva un certo numero di abitanti, purtroppo si è ritratta e probabilmente abbiamo il grande dramma, il grande problema che i nostri figli sono costretti ad andar via. Quindi una città Spadafino, è una cosa veramente terrificante, no? Veramente lo dico con amarezza, pensare che i ragazzi, il 17enne, il 18enne, si consegue il diploma, la maturità, dopodiché va all'università, a Taranto non ci mette più piede. Infatti è il fenomeno. Cioè va fuori, si specializza, fa fortuna e sì e no. Sì, quindi, e no, guarda, se torna a Taranto a Natale, diceva, è triste. Scusa se mi intrometto, non è soltanto mio figlio che rischia di non tornare a Taranto se è stato fuori. No. C'è il rischio che noi saremo costretti ad andare via da Taranto. Ma vabbè, la persona più grande. Io parlo dell'attuale stato di crisi economico, industriale, finanziaria di Taranto. Okay. Perché facciamo, se le notizie futuro Ilva sono quelle, noi da Novembre dovremo cominciare a preoccuparci di 22.000 famiglie. Pensare anche, ecco, forse è il caso di pensare a Taranto con un futuro diverso anche senza Ilva, no? È un Taranto con un futuro diverso da costruire. Se al di là della questione ambientale, fanno, se però, c'è la le due cose si fanno se c'è, sì, se c'è però il mercato mondiale che condanna l'acciaio. È qualcosa di diverso, andrà pure inventata. Abbiamo io tutti, penso che abbiamo le potenzialità, però tanto, innanzitutto tutti, il turismo. Tutti un dovere, la comunicazione di quello che vuol fare Taranto deve essere un'espressione delle parti civili. Qui dobbiamo capire se noi vogliamo essere una città industriale o una città turistica, e lo dobbiamo capire insieme. Quindi dobbiamo dare un'indicazione all'esterno
e insieme dobbiamo capire dove dobbiamo dirottare. E questo lo fa la politica insieme a tutti gli stakeholder, insieme. Se tutti vogliamo tutti e tutti litighiamo fra noi, è chiaro che non si va da nessuna parte. Detto questo, cos'è cambiato? E qui la risposta al fatto che 20 anni fa andava bene, questa adesso non più, perché il borgo 20 anni fa non aveva la situazione che ha oggi, oggi la ha, e quindi creiamo i contrappesi. Poi potrà andare bene da qui a 5-10 anni, ne riparliamo di quel pezzo di cimino, però proviamo a pensare a quello che è l'ordine delle priorità. L'ordine delle priorità è dare la giusta dignità al borgo, la giusta dignità alla storia della città, la giusta dignità alla bellezza della città. Allora lo dobbiamo fare insieme, proviamo a fare insieme e a recuperare le posizioni dando delle priorità. La priorità oggi è il borgo, insieme al borgo la città vecchia, perché è la nostra storia, sono le nostre peculiarità, la pesca, il mare, sono tutte cose che ci dobbiamo difendere insieme. Io penso, no, alla ricchezza, i dati mostruosi, bellissimi, no? I dati riguardanti il museo, riguardanti il castello. Le visite, appunto. Sì. Vuol dire questo che Taranto può esplodere di turismo, ha fame, può allora esplodere, ha delle potenzialità inespresse, enormi, mostruose. Sì. Da qui bisogna partire. È chiaro che a me non fa paura se chiude l'Ilva, perché abbiamo qualcos'altro, tanto altro, per poter, come dire... Io non so, andate, se è giusto fare la considerazione, no, dico, se, di chiusura. No, dico, io se dico, fosse il mercato mondiale, sì, che condanna. Ora, non sì, consideriamo le vicende giudiziarie, le scelte politiche, no, consideriamo proprio il discorso che a un certo punto ci potrebbe essere antieconomica l'Ilvatar, nel senso che l'acciaio, la situazione mondiale, perché qui stiamo parlando di situazioni, no, di sono annessi e connessi mondiali. Però, Io voglio provare con l'amministrazione, ma adesso c'è giustamente il dottor Cotugno qui e noi con lui dobbiamo interloquire, anche se in minoranza, a provare a tracciare delle linee guida nelle quali noi dobbiamo condividere dei percorsi, perché il tema importante è che il dramma è che se Isola Verde perde 130 posti se ne accorgono tutti. Se il commercio, e vi portiamo i dati, e sono drammatici, e ve li portiamo in assetto del territorio, sono da brivido, vi diciamo quanti posti di lavoro è una morte silenziosa, noi giusto dire, perché se no creiamo le differenze, perché insieme dobbiamo provare a tracciare questi percorsi, noi abbiamo il dovere di sensibilizzare la politica, vi facciamo rendere conto che il discorso è drammatico. Chiudo, anche se il discorso va ripreso, ma la sollecitazione che voglio provare a fare in un'interlocuzione dove le parti devono stare insieme è che io capisco che ognuno di noi è portatore di interessi, lo capisco, e noi siamo portatori di interessi personali, ma insieme dobbiamo fare e dobbiamo provare a fare quei percorsi che portino il bene nostro e il futuro dei nostri figli, perché quello che mi preoccupa, e lo dico da genitore, è il futuro dei miei figli. Fito Allegretti, le sue conclusioni. Ho ascoltato con attenzione quello che... Però, Allegretti, sì. Dicevo che ho ascoltato con attenzione quello che suggeriva la politica. È deluso lei dalla politica in generale? Ora lasciamo perdere. Ma questo io, quel rappresentante, sono nero e bianco. Dico che la nostra giunta, che è stato il male minore a Taranto, è stato Cito, che comunque è stato sotto alcuni aspetti propositivo e fattivo. Non vado a vedere il colore politico né si lei dice i fatti a prescindere dalla la situazione dal soggetto. Poi tutto quello che è venuto dopo e quello che è venuto prima chiaramente hanno fatto di tutto e di più nel bene e nel male, come in ogni discorso. Vorrei suggerire al nostro consigliere che si dà per scontato che siamo tutti capaci e tutti occupiamo un posto dove abbiamo tutte le informative, la professionalità per esplicare. Prego, non pensavo che avesse finito, prego, mi scusi. Per esplicare la propria funzione. Errato. Le amministrazioni, come dice giustamente il nostro consigliere, hanno un loro quadro e giustamente sono lì, ma l'amministrazione è fatta anche da persone. Le persone devono far funzionare l'amministrazione, non è l'amministrazione, è un'entità empirica dove ognuno di noi si può affacciare nel momento in cui ha necessità.
è fatta da persone e quelle persone devono essere giustamente preparate. Battuta, un medico può fare il sindaco, un medico può fare anche il ministro, però un medico deve fare il ministro della sanità, non può fare il ministro dei trasporti, non avrebbe la cultura, le informative, la preparazione per espletare questa funzione. Poi, per brevità, chiudo dicendo, io ancora devo fare 18 anni e non so cosa fare da grande. C'ho una figlia, si è laureata, penso che andrà via. Concordo con quello che diceva Spadafino. La mia preoccupazione, anche se non ho fatto ancora 18 anni, è mia figlia, certo. È il futuro. Quindi, ma aggiungo, se andiamo via noi, perché è questo che stiamo meditando, sì. I figli non avranno più motivo neanche siamo di... Siamo noi che adesso vogliamo andare via. Attenzione, signora Floriana, signora Floriana, perché noi abbiamo le luci accese in città e la politica non ci prendiamo troppo seriamente, permettiamoci una battuta, ce ne andiamo alla Spalmas con solo biglietto andata, perché lì no, perché per la nostra preparazione, il nostro valore aggiunto, noi forse verremo valorizzati, noi qui facciamo degli sforzi immani per portare il pane a casa, che non è assolutamente non è visibile okay. Con la nostra preparazione, il nostro saper fare, in altre città sarebbe una fumata di sigaretta portare avanti le aziende. Ok. E allora l'ultima fascia pubblicitaria, al rientro le conclusioni di Cotugno. Cotugno, lei ha mentalmente annotato tutto e ora ci dovrà dare le risposte. Pubblicità. Questo programma è offerto da Atelier Lucia, di Lucia Obretenova, cura dei particolari, perfezione e servizio impeccabile. Il prodotto per eccellenza è l'abito da sposa. Il sogno di ogni donna si realizza indossando un abito della linea LB Sartoria o Venus. Abiti preziosi ed eleganti in grado di donare alla donna un fascino naturale ed ammaliante, avvolgendolo di tessuti classici. Sete, chiffon, pizzi, ricami sono fatti interamente a mano. Atelier Lucia, di Lucia Obretenova, via Emilia 28 D a Taranto. Non rimanere chiuso nel tuo opificio. Esci, Assomarmo ti aspetta. Assomarmo, la prima associazione delle lavorazioni artigianali del marmo, via Regina Elena 20 a Taranto. Credi nel rispetto della persona, nell'integrazione sociale, nella valorizzazione delle risorse personali? La cooperativa PAM da anni promuove questi valori nelle diverse strutture dedicate ai minori, agli anziani e ai disabili. Ultimo nato Chicco di Grano 3, centro diurno socio-educativo e riabilitativo per persone con disabilità. Da noi puoi trovare professionalità ed accoglienza, servizi improntati all'autonomia, sport e tempo libero, partecipazione attiva alle iniziative territoriali, laboratori espressivi e tanto altro. Cooperativa PAM, dove i limiti diventano opportunità. Cooperativa PAM Service, via Minniti 150, Taranto. Scegli oggi il tuo futuro. I Viennesi Group è la scuola ok per i parrucchieri di domani. Scuola parrucchieri, i Viennesi Group. Corsi di formazione professionale per acconciatori, riconosciuti dalla provincia di Taranto e con validità europea. Se la tua voglia di avere successo è tanta, contatta subito i Viennesi Group, la scuola per acconciatori con grandi aspettative. Ci trovi a Taranto in via Plinio 121 e via Dalmazia 91. Telefono 320 81 38 169. www.iviennesigroup.com. Art Deco, architettura, design e consulenza dal 2007 al vostro servizio. Esperti nell'ambito delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica e del risparmio, eseguiamo ristrutturazioni finalizzate all'alto contenimento energetico. La nostra mission, il tuo risparmio. Chiedi un sopralluogo gratuito al 393-9702-358 e un nostro incaricato valuterà direttamente a casa tua la soluzione migliore per te. Le bontà di Barbara Salis, via Oberdan 9, Taranto. Prodotti tipici della Valle d'Itria. Latticini freschi, formaggi di mucca, pecora e capra, latte fresco, salumi, pasta fresca e secca, pane casereccio,
farine, biscotti, taralli, friselle, oli locali, conserve sott'olio, confetture, miele, legumi, frutta fresca, vini, caffè, pasticceria artigianale, gelati. Le Bontà è aperto tutti i giorni della settimana, dalle ore 8 alle 14 e dalle ore 17 alle 20:30, compresi giovedì pomeriggio e domenica mattina. Riposo settimanale domenica pomeriggio. Le Bontà, qualità e convenienza. Via Oberdan 9 a Taranto. Agenzia Case e Interni, progetti immobiliari, via Oberdan 31A, Taranto. Servizi, compravendite e locazioni immobiliari, gestione patrimoni immobiliari, progettazione di interni, stime immobiliari gratuite, amministrazioni condominiali, preparazione e registrazione contratti di locazione, certificazioni energetiche. Operazione Caldaia Sicura Confartigianato Taranto. Garanzia della sicurezza del tuo impianto. Controlli approfonditi, tutela dell'ambiente, prezzi contenuti, risparmio sulla bolletta. E quanto ti assicurano i manutentori affiliati alla Confartigianato di Taranto, che ti rilasciano dopo le verifiche effettuate il bollino verde. Per la manutenzione obbligatoria annuale della tua caldaia vai sul sito www.confartigianatoimpianti.it e verifica le imprese aderenti. Controlla che il tuo manutentore aderisca alla campagna Caldaia Sicura e disponga del tesserino di riconoscimento. Hotel Europa. Situato a Taranto, sulla striscia di terra che collega il Mar Grande al Mar Piccolo, all'incrocio tra Via Roma e Corso Due Mari, l'Hotel Europa 4 Stelle si affaccia su tutte le bellezze della città. Il ponte girevole, il castello aragonese ed il porto turistico. Le eleganti e luminose camere dell'Hotel Europa dispongono di aria condizionata, bagno privato, TV satellitare e connessione Wi-Fi gratuita. Alcune delle camere sono disposte su due livelli. Il ristorante, di rinnovata gestione, serve piatti tradizionali della cucina tarantina e pugliese. Oro Verde di Antonio Maruccia, specializzato nella lavorazione del fiore fresco, realizza composizioni, mazzi e bouquet particolari e naturalmente classici addobbi floreali per qualsiasi tipo di occasioni, con fiori decisi, fogliame particolare ed elementi decorativi di ogni genere, disponendo inoltre di un accurato servizio. Fiori, piante e tutto quello che può servire per infiorare le vostre case e non solo. Farmacia Ciccarone. Servizi, autoanalisi, holter pressorio, holter cardiaco, elettrocardiogramma, dermocosmesi, cabina estetica e veterinaria. Via Lago d'Arvo 27 a Taranto. Telefono 099 33 99 05. Associazione Stella Maris. Via di Palma 10 a Taranto. Caffè letterario, arte e cultura. Senza sapere quando, andata senza ritorno, ti seguirei fino in capo al mondo, all'ultimo secondo, volerei da te da Milano fino ad Hong Kong. Negozio Wind, via Liguria 67 a Taranto. Nel centro storico di Taranto, Albergo del Sole. La struttura è composta da due plessi situati entrambi su Piazza Fontana, nel cuore della città vecchia, con affaccio sui due mari. Hotel corredato di tutti i comfort e tecnologie di ultime generazioni e dispone di 26 camere, una sala meeting attrezzata, internet gratuito e ampia zona bar. Albergo del Sole, ideale per soggiorni di lavoro o per una vacanza tipicamente turistica. Albergo del Sole, a Taranto in Piazza Fontana 45. www.albergodelsoletaranto.it. Bene, è l'ultimo giro, l'ultima parte di Polifemo. Come promesso, Cotugno, fiato alle trombe, è stato detto tanto, tante critiche, ma critiche nel senso proprio dell'etimologia greca, dal crino, no? Giudicare, cioè evidenziare le criticità, io dico anche le drammaticità, per uscirne, no? Per arrivare a una soluzione. Ecco, e avrà modo di replicare
ai temi, agli spunti che sono emersi. Ma questo è lo scopo della politica. La politica non è... Ti piace questa trasmissione, Cotone? Assolutamente no, sì. No, ma piace anche Polifemo, se, no? Sì, mi è sempre piaciuto, lo sai. Anche se siamo andati in contrasto parecchie volte. Ma che c'è? Ma la democrazia è il della democrazia. Ecco. Poi io devo fare il mio, altrimenti... La discussione democratica è... Guardi signora, io non ce l'ho con lei, anche se ho interloquito un paio di volte mentre parlava. La cosa che le dico, io quando parlo di politica è l'aiuto che tutti quanti assieme possiamo dare per lo sviluppo di questa città, guardando tutti quanti assieme senza l'interesse personale al futuro della città e dei nostri figli. Quando parlo di scelte sbagliate del passato, non perché voglio ripulire la faccia di eventuali errori che si stanno facendo anche adesso, perché errare è umano, perseverare è diabolico, però si è perseverato, il più delle volte, per parecchi anni, in situazioni che hanno portato questa città a dividersi proprio completamente fra il pensare a un futuro compatibile e allontanarsi da un passato che era fatto non di, solo a Firenze stavano i Guelfi e Ghibellini. Allora, anche noi è questo quello che stiamo attraversando. Adesso siamo all'apice, adesso dobbiamo prendere le decisioni e non è sparandoci addosso uno con l'altro che risolviamo i problemi. Io vorrei che a questi tavoli iniziassimo a ragionare anche, perché il futuro di Taranto può essere industrializzato, può essere turistico, turistico culturale. Spero soltanto, ad esempio, che non sia un futuro della monnezza per Taranto, perché Taranto è circondata, ha un problema, e in questo vorrei vedere associazioni di categoria come le vostre, come rispondono, se gli interessi di una certa parte, come è stato fino a poco tempo fa, diciamo fino a una decina d'anni fa, non parlo della tua signora, come le vostre, ho detto, non la vostra associazione di categoria, come le vostre, vorrei comprendere come si ponevano quando Padron Riva si è mangiata Taranto con tutti quanti gli industriali tarantini, depauperando ad esempio un'associazione industriale. Perché anche quella intelligenza. Padron Riva si è mangiata anche la classe politica tarantina. Anche quella intelligenza, signora. Anche la parte sua anche è stata fagocitata. Contribuisce allo sviluppo di una città. Ma guardare in cui al passato, mi perdoni, adesso non serve più. Non abbiamo bisogno di risposte concrete. Ma io le ho fatto riferimento al passato per parlare del presente. Non so se ha compreso, mi scusi, quello che volevo dire quando parlavo di monnezza, perché in questa città c'è quasi un'idea che Taranto diventi una grande, mi scusi il termine, cloaca, dove raccoglieremo la monnezza di tutto, compreso un'Ilva che non riusciremo forse a bonificare realmente, ma che ci resterà così come Baglioni un'incompiuta. Allora in questo posso? Prego, basta che non mi faccia sforare perché... Era un minuto a testa, adesso ma se lei... 3 minuti e mezzo. Sì, dammi. Però sì, vabbè. Per tutto quanto, siamo d'accordo, abbiamo necessità tutti quanti di lavorare. Quando si prova a lavorare assieme e a lavorare con l'interesse comune senza distinguersi fra parti, ritengo che qualsiasi soluzione, perché il vicepresidente giustamente in mancanza del presidente attribuisce la battaglia del 2014 e 2015 tu sulla Tari, però naturalmente c'è da dire che trovava una porta aperta in quell'amministrazione che immediatamente, anche perché preparata e recepita, perché tutti quanti sapevamo il bubone aneo, tutti quanti sapevamo da che cosa veniva. Se non ricordo male, la colpa fu scaricata sui dirigenti. La colpa non c'è, una colpa di un bubone, è quel nostro bubone come era che uscito, adesso inizia come era venuto fuori. Il mostro noi abbiamo fatto, abbiamo tagliato da altre parti per arrivare a raggiungere quel compromesso che non riguardava soltanto... Però se non ci fosse stato Confcommercio... Fammi finire, però poi mi dici che mi prendo tempo.
Se non ci fosse stato Confcommercio, e gli tranquillo, perché Confcommercio sapeva bene di aver trovato già le sponde della politica all'interno del Consiglio Comunale, perché ne avevamo già parlato. Siamo state sentinelle. Ma forse a volte conviene, perché significa dire che tutti quanti assieme riusciamo a sfondare, come riusciamo a sfondare su Isola Verde, come riusciamo a sfondare su Marcegaglia, come riusciamo a sfondare sull'Arsenale. Perché a proposito di Ministero di Difesa, e questa è una colpa tra virgolette, avrei voluto un pochettino di aiuto alle parole della Pinotti e del Capo di Stato Maggiore della Marina, che ci dice: guardate, questo più di questo, anzi, vi dobbiamo togliere ancora. Quando noi provavamo a fare battaglie perché Maricentro non si chiudesse, perché si mantenesse le visite dell'arruolamento qui, perché i commercianti servivano, ma il forte non è la città che decide quelle linee strategiche. Quelle linee strategiche vengono decise in altri luoghi, e la politica sì, che si trova in altri luoghi, forse non difende tanto. Okay. Allora, 20 secondi a testa, le conclusioni, il pensierino della notte. Io dico semplicemente una cosa, e mi rivolgo non solo ai commercianti, ma anche a tutti i cittadini di Taranto. Dovremmo essere noi artefici del nostro destino, e non che ci venga accalato da Roma qualsiasi tipo di decisione al di sopra della nostra volontà. Questa è una cosa che dobbiamo capirla, e dobbiamo unire le forze, non disgregarci all'interno per schieramenti politici che possono andare uno in contrapposizione all'altro. Floriana De Gennaro. Al di là di quello che stabilisce la politica a livello nazionale, poi c'è la politica che deve fare degli interventi fattivi a livello locale. Mi riferisco al discorso della Pinotti. Comunque ci sono delle aree demaniali che già il Comune ha avuto dalla Marina Militare, che sono ancora abbandonate. Mi riferisco a Baraccamenti Cattolica, mi riferisco alla stazione della caccia torpediniere, che per noi possono essere un volano per la nostra economia. Signora, mi scusi, quale? Vittorio Veneto? Sì, la non stazione. È stato mai ceduto la Marina, però Baraccamenti Cattolica, la Marina Militare, due anni che le aree di Baraccamenti Cattolica sono... La Marina Militare ha ripetuto ancora una volta che è disposto a cederlo con a carico le bonifiche di amianto, che a conti fatti costano 9 milioni di euro, e poi il mantenimento. Però le aree di Baraccamenti Cattolica? Baraccamenti Cattolica, metà di quei baraccamenti sono andati alla ASA, su un progetto condiviso dalla ASA. È rimasta la zona del teatro, oltre al parcheggio che c'è in mezzo, è rimasta la zona del teatro, sul quale dovremo fare progettualità, anche sgombrando il campo da tanta intelligenza sbarantina che continua a coprire gli occupanti che ci sono adesso. Perché poi naturalmente, quando andiamo a toccare i nostri figli, la città protesta perché si fa sgomberare. Okay. Spadafino. Io la sollecitazione che provo a fare è quella di insieme riprendiamoci la nostra città. È una città che altri si sono presi e che non è patrimonio dei tarantini. I tarantini devono avere la capacità, tutti insieme, politiche, parti sociali, associazioni, stakeholder, tutti, insieme riprendiamoci la nostra città, i pezzi che ci hanno tolto, tra l'altro pezzi che non interessano, vedi la Marina ha preservato le nostre aree da costruzioni che avrebbero ammazzato la città, riprendiamoci queste aree, tutti insieme, se è il caso leghiamoci, incateniamoci, ma riprendiamoci le nostre cose. Vito Allegretti. Ma abbiamo a Taranto una storia di 2000 anni, siamo la Magna Grecia, quindi siamo positivi e propositivi. Speriamo partendo dalle nostre origini. Dalle nostre origini, dal nostro storico. E chiaramente sperando di trovare interlocutori nella politica, nelle varie istituzioni che possano supportare tutto quello che è il propositivo di tutti quanti noi. Beh, io dico che è stata una bella puntata, perché non lo dovrei dire io, se no se la canta e se la suona da solo, no, però abbiamo sviscerato dei temi, ci siamo confrontati con l'amministrazione, ognuno ovviamente per le proprie posizioni, ma devo dare atto anche, l'ho detto, non lo dico ora, ma lo sto dicendo da anni, già da altre mie esperienze televisive, il ruolo fattivo e attivo di Confcommercio. Io dico Confcommercio ha svolto e svolge un ruolo di, tra virgolette, sindacato del territorio, cioè proprio significa
difendere, no? le esigenze della categoria, ma anche poi significa difendere la città, difendere le esigenze dei cittadini. Siccome io sono un uomo libero e sono un giornalista, qualcuno dice di parte, ma di parte nel senso che la dico, mi esprimo come credo sia giusto fare, ci sono state delle critiche anche ingiuste nei confronti di Confcommercio da parte, per esempio, dell'ente camerale, della Camera di Commercio. Beh, se io dovrei prendere una posizione, io sto con Confcommercio. Salutiamo i nostri ospiti, a cominciare, andiamo dalla mia destra, da Floriana De Gennaro, presidente della delegazione Confcommercio del Borgo. Buonasera. E a seguire Alberto Mosca, vicepresidente di Confcommercio con delega al commercio. Buonasera. Mimmo Cotugno, consigliere comunale di Taranto, indipendente, lui è presidente della commissione consigliare comunale attività produttive. Giuseppe Spadafino, grazie, presidente della delegazione di Confcommercio di Italia Montegranaro, Vitto Allegretti, presidente della delegazione di Confcommercio dei Tamburi. Che dire? È tutto. E l'appuntamento per venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stessa rete, Viva la Puglia Channel, canale 93 del digitale terrestre. Polifemo, l'informazione libera della città, e non dimenticatelo mai, non è venerdì se non c'è Polifemo. Buonasera.